tornati sul canale per un video specialissimo, a dir poco, nel senso che oggi vi ho portato qui fisicamente una copia della mia nuova commedia romantica, Tutti bene tranne il nonno, edita PubMed collana Starlove. E prima di farvela vedere volevo dirvi due cosette secondo me molto importanti. La prima, il libro è reperibile in tutti gli store online, ordinabile in libreria, lo trovate anche su Amazon chiaramente, in versione ebook e cartacea. E a proposito di queste due versioni, il prezzo è piccolissimo, come direbbe qualcuno che usa un linguaggio furbito, il prezzo è esiguo, perché l'ebook costa 0,99, quindi neanche il costo di un caffè. Per regalarvi qualche momento, qualche ora di serenità. Mi hanno chiesto cosa useresti, quale termine useresti per definire questo libro. Io ho usato la parola serenità. Siamo in un momento storico molto complicato e qui lascio i puntini in sospensione, quindi siamo comunque tutti alla ricerca di serenità, di un momento di serenità e di tranquillità, e questo libro regala serenità, quindi è uno scacciapensieri al mille per mille. È un libro che vi fa innamorare delle persone, che vi fa in un certo senso ancora sperare in certe cose, come l'amicizia vera, l'esistenza dell'amicizia vera, perché comunque nella vita di persona ne incontriamo tante, no? Sono tante le nostre frequentazioni, talmente tante che alla fine, e sono anche tante le fregature che prendiamo, che alla fine ci chiediamo, ci possiamo chiedere, non tutti lo fanno, ma qualcuno, in molti lo fanno, ci possiamo interrogare sull'esistenza o meno dell'amicizia vera, no? E quindi questo libro ci fa capire come in realtà la risposta è affermativa, cioè l'amicizia vera esiste, esiste ancora, esiste nonostante le tante frequentazioni superficiali, nonostante le fregature, nonostante gli inganni, esiste ancora qualcosa in cui credere. E questo è Tutti bene, tranne il nonno, eccolo qui. Come vedete, appunto, un romanzo breve. Sempre sulle cosette che vi volevo dire, oltre al discorso del prezzo, anche il Kindle Unlimited, perché comunque il romanzo è compreso in Kindle Unlimited, quindi se voi avete l'abbonamento Amazon lo potete leggere gratuitamente, vi potete scaricare appunto l'anteprima e lo potete appunto fruire come volete tranquillamente. La seconda cosa che volevo dirvi riguarda l'ambientazione di questo romanzo, perché si tratta di una commedia romantica ambientata a Trevi, che è il borgo medievale dove vivo. Un borgo che a quanto pare è stato ed è tra i borghi, tra i 10 borghi più visitati d'Italia, e il romanzo è ambientato in un momento molto importante per Trevi, perché parliamo del mese di ottobre. A Trevi, qui in questo borgo medievale in Umbria, in provincia di Perugia, ogni anno si svolge una manifestazione che è fatta di rievocazioni storiche, che si chiama, che va sotto il nome generale di Ottobre Trevano. Durante l'Ottobre Trevano avvengono tante cose, c'è una sfilata in costume, ad esempio, e la corsa dei carri, che sono un po' in qualche modo i due elementi cardine su cui appunto ruota tutto il mese. Però ai trevani piace immaginare in un certo senso tutto l'anno come se fosse ottobre, perché è veramente un mese che viene vissuto a pieno e che ha un'importanza che va al di là sia di quello che è il calendario in un certo senso, che di tutto il resto. Cioè, è una fede più che altro l'ottobre trevano ed è anche difficile, se non impossibile, per chi non è di Trevi come la sottoscritta, comprenderlo fino in fondo. Ma questo non è un problema, perché è un qualcosa che riguarda un po' tutte queste manifestazioni e queste rievocazioni. Per quanto riguarda, se dovessi cercare un parallelismo con Genova, mi viene in mente la fede per il Genoa, e che per molti potrebbe essere qualcosa di incomprensibile, no? Ma una squadra di calcio, no, una squadra di calcio può essere anche una fede, e gli amici in ascolto, tifosi, me lo potranno che confermare e me lo scrivano appunto nei commenti. Questa è la seconda cosa importante che volevo dirvi. Chi sono le protagoniste di questo romanzo?
Parlo al plurale perché la protagonista in realtà è una, si chiama Carla, ma in realtà anche un'altra perché è la sua amica Alma e quindi sono due. Carla è Trevana Doc perché è una quasi cinquantenne che ha sempre vissuto a Trevi, c'è nata e quindi insomma una Trevana Doc, mentre Alma viene dalla Repubblica Dominicana e si è trasferita a Trevi per amore perché comunque ha conosciuto un uomo di Trevi e appunto lo ha seguito. Carla e Alma vivranno una vicenda divertente, perché comunque la storia è molto divertente. Io mi sono divertita molto a scriverla e questo mi porta a dire che sono sicura che vi divertirete anche voi, senza presunzione, perché comunque mi sono sbellicata dalle risate, la storia merita di essere letta, merita il vostro tempo. E poi vivranno una situazione, dicevo, divertente, ma anche un po' misteriosa, perché comunque c'è di mezzo un nonno, il nonno di Carla. Perché tutto comincia con il momento in cui Carla deve andare a in qualche modo estumare la salma del nonno che è morto da 40 anni, perché possa appunto poi essere trasferito in ossario dopo la cremazione. La cosa sconvolge Carla per una ragione che non vi racconto perché vi farei appunto degli spoiler. E da lì partono una serie di situazioni divertentissime che porteranno Carla e Alma a svelare quello che è un piccolo grande mistero, in qualche modo, legato appunto all'estumazione del nonno. Quindi un pizzico di mistero, sì, c'è un pizzico di mistero in questa commedia romantica divertente, scanzonata, small town, perché comunque ambientata appunto a Trevi, dove c'è anche una storia romantica, perché comunque Carla è in ottimi rapporti con il suo ex marito Gianluca, è rimasta in buoni rapporti con l'ex marito e padre dei suoi figli, ma ha anche un qualcuno che le si avvicina, che comunque le fa la corte. E vedremo come andrà a finire, per cui ci sono anche dei risvolti romantici in questa storia qui di Carla e di Alma, una storia corale. E oltre al tema dell'amicizia, che appunto viene fuori, dell'amicizia vera, attenzione, c'è un altro tema importante, che è appunto quello legato alla menopausa, un argomento che ancora nella nostra società spesso è tabù, anche se comunque in generale se ne parla di più. Per cui c'è anche questo tema all'interno del libro, appunto quello della menopausa. Che dire ragazzi, leggetelo, fatemi sapere cosa ne pensate, non soltanto appunto qui, ma anche su Amazon. E qui lo dico perché comunque è importante, soprattutto per gli autori emergenti come appunto sono io, è importante l'aspetto recensioni. Lo so, sembra una banalità, ma non è così, perché comunque lo sappiamo, questi algoritmi portano su le cose e quindi aumentano la visibilità di chi appunto è automaticamente recensito. Quindi non basta leggere, bisogna anche scrivere due parole appunto sul libro dove le piattaforme lo consentono. Quindi vi chiedo appunto questa piccola cosa alla fine, ma molto importante perché è veramente il gesto concreto di sostegno. Se veramente volete sostenermi, e so che mi volete bene, mi seguite e apprezzate appunto quello che leggo e quello che vi racconto, leggete il libro e recensitelo, scrivetemi appunto su Amazon, dove appunto la piattaforma lo consente, date una valutazione in stelline, oppure appunto ancora meglio scrivetemi due righe di parere. Il libro si legge rapidamente, ma non ve ne pentirete perché ve lo consiglio. Mi sono divertita, ripeto, molto a leggerlo e sono assolutamente certa che vi divertirete anche voi con questa storia, sì, da commedia romantica, ma con un pizzico neanche più di tanto, ma proprio un bel pizzicone abbondante di mistero. Queste situazioni un po' appunto rocambolesche, divertenti, che vivranno Carla e Alma. E quindi mi pare di avervi detto tutto su questo Tutti bene tranne il nonno. E tra l'altro la collana Star Love ha anche altri titoli che trovate appunto qui in fondo, diciamo, al libro. E altra cosa carina, secondo me,
è la presenza di una playlist, perché il romanzo contiene delle canzoni, nel senso che io cito delle canzoni che vengono appunto ascoltate dai protagonisti durante le varie scene rocambolesche e divertenti appunto del romanzo, e poi alla fine del libro ho inserito questa playlist con tutti appunto i brani che sono appunto presenti all'interno del libro. E quindi cosa potete fare? Voi potete tranquillamente andare a ascoltarvi tutta la playlist in ordine di uscita dei brani appunto sul romanzo su Spotify. Quindi questa cosa mi sembrava molto carina. Fatemi sapere se anche per voi era cosa carina poter ascoltare appunto le canzoni del romanzo. Con questa bella immagine, quindi questa bella copertina di Tutti bene tranne il nonno, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!